Ciao a tutti e bentornati su Mountain Biking Tube MTBT. In questo video cercherò di fornire una guida pratica per acquistare la vostra prima e-bike. Il video sarà strutturato in tre parti. Nella prima spiegherò quale sia la clientela interessata a questo tipo di bici. La seconda parte riguarderà le 5 tipologie di bici da poter scegliere. E nell'ultima parte spiegherò quale dovrebbe essere la componentistica a cui dovreste fare attenzione al momento dell'acquisto. Se il mio canale lo trovate di vostro gradimento, vi ricordo che iscrivendovi non vi costa nulla ed avrete il vantaggio di ricevere delle notifiche ogni volta che pubblicherò dei nuovi video. Le e-bike in generale stanno facendo scoprire o riscoprire la bici a moltissime persone. Pensate che il 2017 è stato l'anno del sorpasso delle vendite di bici elettriche sulle bici tradizionali. Il mercato della bici elettrica è in netta crescita e sicuramente continueranno la loro inesorabile ascesa. Possiedo una e-mountain bike da un paio d'anni e per me utilizzare una bici del genere significa godersi appieno la gioia che una bici può regalare, si pedala con il sorriso stampato in faccia, si eliminano parzialmente i picchi di fatica e si aumenta il divertimento in modo esponenziale. Ma oltre a me, a chi potrebbe interessare una bici del genere? Stando alle statistiche di vendita, si nota che le persone interessate a questo tipo di bici sono veramente diverse e possono essere raggruppate in quattro categorie: i nostalgici, gli appassionati, gli atleti e coloro che cercano una forma migliore. I nostalgici sembrano essere quelli più interessati a questo mezzo, sono i mountain biker della prima ora, quelli che negli anni 80-90 utilizzavano già i primi modelli di mountain bike e per una serie di motivi col tempo hanno smesso. Per questo tipo di clientela, l'acquisto di una e-mountain bike è un ritorno a pedalare, stare nella natura e divertirsi come una volta. Il secondo tipo di clientela è quella degli appassionati. Sono persone che già conoscono bene il mondo della mountain bike, quindi hanno buone capacità tecniche, non fanno attività agonistica, non sono interessati alle prestazioni, ma vogliono aumentare la percentuale di divertimento riducendo quella della fatica. Il terzo tipo di clientela, difficile a credersi, è quella dei biker allenati, che sono interessati a questo mezzo per motivi diversi, per esempio per scoprire nuovi percorsi, soprattutto in salita, uscire in mountain bike anche quando si hanno poche energie, allenarsi tenendo bassa la frequenza cardiaca, pedalare in montagna quando si ha poco tempo e potenziare la muscolatura nella guida. Infatti le e-bike sono più pesanti e richiedono più impegno in discesa. L'ultima tipologia di clientela è quella relativa alle persone che vorrebbero migliorare la loro forma e passare più tempo all'aria aperta divertendosi. Sostanzialmente l'e-bike è il mezzo perfetto per tornare a usare la bici, fare una vita più attiva e tornare a vivere meglio. Molto bene, dopo aver chiarito la tipologia della clientela interessata a questi mezzi, vediamo ora di capire quale potrebbe essere la bici ideale per voi. Le tipologie di e-bike sono sostanzialmente 5. La prima categoria è quella della urban commuting, che tradotto in italiano significa pendolarismo urbano. L'introduzione dell'elettrico sui mezzi a due ruote è iniziato proprio grazie a questo tipo di bici, che sono l'ideale per spostamenti quotidiani senza auto. Queste bici sono consigliate per tutti, soprattutto se l'utilizzo di questa equivale ad avere una macchina in meno sulle strade. Sempre più spesso mi capita di vedere gente che si reca sul luogo del lavoro con bici a pedalata assistita. Si guadagna in salute, niente spese per la benzina ed è un beneficio per l'ambiente. Si spera quindi che in futuro il tutto possa essere agevolato da una vera politica di incentivo all'uso della bicicletta in città. Dopo le biciclette da strada, comunemente chiamate anche urban commuting, urban commuting, la pedalata assistita è arrivata anche, incredibile a credersi, alle mountain bike da cross country. Biciclette normalmente utilizzate per competizioni su circuito o per marathon off-road. Quindi massima attenzione al peso, geometrie che prediligono la percorrenza in salita e ruote da 29 pollici. Il peso varia dai 12 ai 16 kg. Al momento non sono molti i produttori di questo tipo di bici, ma altri marchi sono alle porte ed osservano con interesse gli sviluppi del mercato. Questo tipo di bici è consigliato per coloro che amano tragitti lunghi, sterrati ma battuti, con lunghe salite. I costi sono piuttosto alti perché per rendere le bici leggere si utilizzano materiali raffinati. I prezzi solitamente partono da 4.000 euro. Veniamo ora alla terza tipologia di bici, quella della trail e della all mountain.
sono mountain bike biammortizzate con una escursione che va dai 120 ai 150 mm. Se non sapete cosa sia una bici biammortizzata o cosa sia un'escursione, vi consiglio di cliccare sul link qui sopra. Questa categoria di bici è principalmente scelta dai mountain biker che vogliono raggiungere il puro ed essenziale divertimento derivato dalla mountain bike, levando in modo parziale la componente fatica. Le doti principali di questi giocattolini sono il piacere della guida, la versatilità ed il comfort. Bisogna saper scegliere il giusto valore di escursione, delle sospensioni, la marca del motore, la gomma giusta, peso e costi. Sono bici consigliate sia a mountain biker esperti, sia a quelli che si affacciano per la prima volta a questo mondo. Il costo parte mediamente dai 3.500 euro ed il peso sale a 20 kg ed oltre. La quarta categoria è quella dell'enduro. Anche queste sono mountain bike biammortizzate con un'escursione che va dai 160 ai 180 mm. Questa categoria sta avendo un incremento di popolarità rapidissimo. Sono bici che hanno sospensione e telai più robusti, maggiore velocità e maggiore confidenza di guida in discesa. Tradotto, tanto divertimento in più. Il peso sale, ma l'agilità viene impattata in modo parziale. Sono bici consigliate per tutti quelli che amano guidare in discesa a manetta e che vogliono evitare di prendere i furgoni per raggiungere la vetta. La quinta ed ultima categoria è quella del downhill. Le bici di downhill elettriche hanno escursioni che partono da 180 mm ed al momento sono prodotte solo da pochi brand come Highbike e Rotwild. I componenti utilizzati sono robustissimi, rendendo la bici guidabile sui terreni estremi. Sono mountain bike consigliate per chi ha a disposizione una pista di downhill nelle vicinanze, senza impianti di risalita. Forse l'agilità ne risente un attimino, visto il peso maggiore dovuto al motore e batteria, ma per una disciplina dove la velocità è tutto, il maggior peso genera velocità superiori. Bene, dopo aver fatto alcune considerazioni riguardanti i profili dei potenziali acquirenti di queste bici e quali categorie di e-bike propone il mercato, vediamo di spendere qualche parola riguardante la componentistica a cui dovreste fare attenzione al momento dell'acquisto. Il portabici è un aspetto importantissimo da considerare subito. Se pensate di utilizzare il mezzo lontano da casa, sappiate che i portabici da tetto non vanno bene perché sollevare più di 20 kg potrebbe risultare difficile. Inoltre, molti portabici non sono compatibili per le e-bike. Una soluzione alternativa sono i portabici posteriori, che però devono essere idonei per il peso di una o più e-bike. La capacità della batteria è importante per sapere quanti chilometri si possono percorrere. Il valore però è indicativo perché molto dipende dalla tipologia del percorso su cui pedalerete, infatti il motore elettrico consuma di più nei tratti in salita. Altre varianti da considerare sono la temperatura esterna, il livello di assistenza selezionato per la pedalata, il peso del biker e la pressione e la tipologia delle gomme. La capacità standard delle batterie di oggi è di circa 500 Wh, ma alcune nuove proposte arrivano anche oltre 600 Wh. Bosch ha addirittura messo a punto un sistema di doppia batteria che arriva a 1000 Wh. Parliamo ora delle trasmissioni. Se non sapete cosa sia una trasmissione, vi consiglio di cliccare sul link qui sopra. Le trasmissioni utilizzate per le e-bike sono tre: quella standard, cioè quella che si usa anche sulle mountain bike tradizionali a 11 o 12 velocità, lo Shimano DI2, trasmissione elettrica a 11 velocità, e la trasmissione specifica per e-bike SRAM EX1 a 8 velocità. La prima, quella standard a 11 o 12 velocità, è la stessa utilizzata dalle mountain bike tradizionali, funziona in modo abbastanza preciso, è un po' rumorosa ma affidabile. La trasmissione Shimano DI2 ha 11 velocità ed è super efficiente, oltre che molto silenziosa. Infine il sistema SRAM EX1 è al momento l'unico specifico per e-bike. Raggiunge livelli di precisione, silenziosità e fluidità che sono eccelsi e non paragonabili rispetto ai primi due, però ha solo 8 rapporti e anche molto spaziati fra loro, il che rende un po' difficile l'adattamento iniziale per trovare il giusto filo. Le sospensioni devono essere robuste ed in base al peso bisogna settare un valore di pressione maggiore. Le sospensioni non vanno sottovalutate ed infatti uno degli upgrade che gli utenti sono soliti fare riguarda proprio le sospensioni. I sistemi frenanti sono quelli pensati per la discesa di derivazione downhill. Le e-bike sono più pesanti rispetto alle muscolari, in discesa risultano essere più veloci e quindi richiedono freni più potenti e resistenti.
I dischi sono almeno da 180 mm e pinze a 4 pistoncini. Per quanto riguarda le gomme, esistono delle soluzioni ad hoc per le e-bike, ma in ogni caso occorre maggiore robustezza della carcassa e maggiore grip, specie al posteriore. Le gomme utilizzate per downhill ed enduro sono le più indicate. Quelle plus sono un vantaggio per coloro che necessitano maggiore confidenza in discesa e di comfort. Ma la recente tendenza dei produttori è quella di ridurre la sezione, passando dagli iniziali 3 pollici agli attuali 2.8-2.6 pollici. Per concludere, questo è un mezzo che potrebbe darvi la possibilità di cambiare il vostro stile di vita. Grazie a uno sforzo meno intenso ma più costante, le biciclette elettriche sono il mezzo ideale per fare attività fisica in modo graduale. Il beneficio maggiore lo trarrà la vostra salute, il vostro corpo e la vostra mente.